chiamo Rita Bungui, mia collega Simona Muratori. Oggi siamo qui in occasione dell'iniziativa Ricucire il Mondo per presentare questa mostra che si chiama Intergenerazioni, una mostra promossa dall'Associazione Genti de Mesu, è prodotta in occasione di una campagna di sensibilizzazione finalizzata al contrasto della violenza di genere. È stato un progetto, diciamo che fa parte di un progetto più ampio che si chiama Intergenerazioni, immagini, percezioni e percorsi didattici per i giovani sulla violenza di genere. Un progetto che appunto ha visto Genti de Mesu come capofila nell'ambito di un partenariato composto dall'Aquilone di Viviana, l'associazione Entulas e la Malinche Onlus, e che è stato realizzato nell'anno scolastico 2013-2014 in 10 istituti superiori della provincia di Cagliari. Quindi insomma, diciamo che la mostra è stata una delle azioni di sensibilizzazione di questo progetto, che ha voluto, è stata portata in ogni scuola, quindi è stata allestita in ogni scuola e lasciata una settimana proprio per dare la possibilità ai ragazzi e alle ragazze, ai docenti, di prendere in visione quotidianamente, quindi di stimolare anche spunti di riflessione e anche riflessioni e approfondimenti da realizzare poi in classe, quindi siamo gli insegnanti. La mostra è composta da 15 pannelli che abbiamo elaborato cercando di mantenere naturalmente un approccio più vicino possibile ai giovani per cercare di coinvolgere e di interessare maggiormente. Quindi insomma colori, immagini, foto, racconti, pensieri, ma anche informazioni in genere sul tema della violenza, concetti, definizioni di concetti, eccetera, proprio per cercare di stimolare una riflessione sul tema e cercare anche di fare riferimento alla vita, ai momenti della vita quotidiana dei giovani per cercare di interessarli, insomma, in modo tale che si possano riconoscere nelle varie situazioni e soprattutto che possano sviluppare anche un senso critico per poter individuare le varie forme della violenza, da quella fisica, quella affettiva, quella psicologica, intellettuale, eccetera, a vari livelli, e quindi poterla affrontare con consapevolezza, insomma.